Innanzitutto sono molto contento di essere qui a Cuba e di venire a essere qui per la prima volta al Balletto Nazionale de Cuba, perché è un'istituzione molto prestigiosa e conosciuta nel mondo e ci sono tantissimi ballerini cubani che conosco, che ammiro, che sono sempre stati degli idoli per me, come Carlos Acosta, Osiel, tanti ballerini molto importanti con cui ho lavorato e che sono anche amici di lunga data. E quindi è un grandissimo piacere essere qui, essere a Cuba. Spero di poter tornare a ballare per il pubblico cubano, magari al prossimo festival, chi lo sa se riusciremo, spero di sì, perché il pubblico cubano è molto caloroso, è un pubblico che sa di danza e apprezza la danza e questo è molto bello per un ballerino. E ho 47 anni appena compiuti da un mese. Però devo dire che per me è molto bello comunque andare in scena, ballare, essere sul palcoscenico, avere nuovi progetti. Ho ancora tanti progetti quest'anno, l'anno prossimo, quindi in questo momento non penso ancora alla transizione, che sicuramente ci sarà. Mi piacerebbe in un futuro poter insegnare, prendere una compagnia, avere un ruolo da direttore artistico in una compagnia, però per il momento la danza e il palcoscenico è quello che mi dà più gioia, quindi sono felice di andare in scena. Anche quest'anno torneremo all'Arena di Verona, col Bolle in Francia, alle Terme di Caracalla, a Venezia, in tanti posti in Italia e anche in tournée internazionali. Quindi spero di ballare il più a lungo possibile. Il prossimo spettacolo sarà a Los Angeles per Hollywood Bowl, 100 anni di Hollywood Bowl, il 3 di giugno, poi con Apollo Musaget di Balanchine e anche alla Scala di Milano a giugno Apollo Musaget e poi Roberto Bolle in France a Milano e in tour a Caracalla, all'Arena di Verona, a Firenze, a Taormina, tanti spettacoli, poi ad agosto sarò in Australia e a settembre ci sarà Onegin alla Scala, quindi tanti programmi e anche televisivi, perché ogni anno faccio su Rai 1, sul canale principale della Rai italiana, uno spettacolo tutto di danza, quindi una prima serata tutta dedicata alla danza ed è molto bello riuscire a portare la danza a un pubblico così vasto come quello della televisione.